C'era una volta, quando l'estate era ancora in fiore, e tutti gli animali della foresta, gli uccelli e gli insetti, si godevano le belle giornate di sole, senza nessuna preoccupazione per il cibo. Una pigra cicala, placida e spensierata, sgranocchiava tranquillamente qualche radice raccolta qua e là e passava il tempo cantando e suonando il violino all'ombra di un albero. Ma che bella giornata! La 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 la! Il violino fa zin zin zin! Le parole io non le so, ma non importa, va tutto bene! Finito il suo canto un po' sgraziato, sentì un rumore strano e provò ad ascoltare più attentamente. Cercando di capire meglio da dove provenisse quel rumore, balzò su un ramo dell'albero e di lì riuscì a vedere in lontananza una schiera di formiche che stavano marciando come soldati. Con grande fatica, le formiche trasportavano i semi e i frutti secchi caduti dagli alberi. La cicala scese a terra e, confusa e meravigliata, vide le formiche scomparire sotto i suoi occhi. A quanto pare non sono riuscito a raggiungerle. Ma come lavorano? Eh? Proprio in quel momento vide una formica piccola che si stava avvicinando mentre cercava di trasportare un seme molto più grande di lei. Proprio mentre stava per superare la cicala, la formica lasciò cadere il seme che stava trasportando. Non ce la faceva più e doveva riposarsi un po'. La cicala la guardò con occhi beffardi. Ti stai trasferendo da qualche parte? No. Non dirmi che è in arrivo qualche disastro e stai scappando per metterti al riparo. No. Beh, allora si può sapere cosa stai facendo? Stiamo portando il cibo nella nostra tana. Ah, allora state organizzando una festa con molti invitati. Stiamo facendo le scorte per l'inverno. Cosa? Mettete da parte il cibo per l'inverno? Ma perché? E poi, perché così presto? C'è ancora tempo. Godetevi l'estate finché potete. Divertitevi e non pensate al peggio. Sì, certo. E poi d'inverno come facciamo? Sono certo che in qualche modo si farà. Non preoccuparti. Tutto ciò a cui sai pensare è il divertimento. Ma poi, cosa mangerai d'inverno? Ci penserò quando arriverà l'inverno. Per adesso penso a stare bene. C'è da mangiare dappertutto. Perché preoccuparsi? La formica ne aveva abbastanza dei discorsi della pigra cicala e cercò di rimettersi in spalla il seme che aveva lasciato cadere. Devo cercare di raggiungere gli altri. Puoi aiutarmi, per favore, a rimettere il seme sulla schiena? Io canto e suono. Sono un artista. Non posso fare lavori simili. Dopo aver ascoltato la risposta insensata della cicala, la formica diede un'occhiata un po' sprezzante e poi continuò nel tentativo di caricarsi in spalla il seme. Beh, in fondo posso anche aiutarti se vuoi. La cicala raccolse il seme e lo mise sulla schiena della formica. Lei ringraziò e proseguì per la sua strada. Mi pare proprio uno sforzo inutile. La cicala tornò a rilassarsi sotto l'albero. Dopo aver mangiato un po' delle sue radici, riprese a suonare il suo violino. Ma che bella giornata, la 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 la, il violino fa zin zin zin, le parole io non le so, ma non importa, va tutto bene. La 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 la. Proprio in quel momento sbucò dall'albero uno scoiattolo. La 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 la. Basta, basta, per favore! Vai a cantare da un'altra parte! Sto cercando di riposare un po' e così non ce la faccio! Allora la cicala si interruppe, diede un'occhiata allo scoiattolo, prese il suo violino e se ne andò. Non c'è nessuno che apprezzi un po' gli artisti in questa foresta. Durante tutte le calde giornate estive, le formiche continuarono poco alla volta a portare il cibo nelle loro tane, mentre la cicala continuava a girare qua e là mangiando, cantando e suonando tranquillamente il suo violino. Alla fine arrivò l'inverno freddo.
Un mattino le formiche, dopo essersi alzate, diedero uno sguardo fuori e videro che tutto attorno era coperto di neve. Pensarono a come dovevano sentirsi in quel momento gli altri animali che non avevano cibo ed erano al freddo. In effetti, la cicala, da parte sua, non aveva mangiato niente da giorni. Era tutta infreddolita e stava perdendo le forze. Non riusciva neanche più a cantare né a suonare. Cercava di farsi forza e camminare sulla neve in cerca di qualche cosa da mangiare. Improvvisamente le venne in mente l'estate. Che bei giorni ho passato, c'era cibo in abbondanza. Avevo sempre lo stomaco pieno ed ero felice. In quel momento si ricordò della formica che durante l'estate aveva portato il cibo nella tana. Poi pensò che forse rivolgersi a lei non era una buona idea, visto che l'aveva presa in giro per essere stata troppo premurosa. La cicala si diceva che forse la formica non l'avrebbe aiutata. Era molto freddo e la cicala non riusciva più a camminare. Devo mettere da parte il mio orgoglio, cercare la tana della formica e chiederle aiuto. Così si diresse verso la tana. Si fermò davanti alla porta e chiamò. C'è qualcuno? Aiutatemi, per favore! Chi è? Da dentro la tana si udì un rumore. La cicala rispose con le poche forze che le erano rimaste. Formica, amica mia, sono io, la cicala. Ti prego, fammi entrare. La formica regina, che aveva sentito tutto, si avvicinò alla piccola formica e le chiese. Che cosa succede? Chi chiede aiuto? Oh, mia regina, è quella cicala pigra che quest'estate passava tutto il giorno a suonare e cantare. Penso che abbia fame e cerchi aiuto. Chiunque capita davanti alla nostra porta e chiede soccorso va aiutato. La regina e tutte le altre formiche si avvicinarono alla porta, la aprirono e uscirono. La cicala era sdraiata sulla neve completamente priva di forze. Le formiche presero la cicala e la portarono dentro alla tana. Grazie al calduccio della tana, la cicala riprese le forze e poco a poco cominciò anche a mangiare. Finalmente si sentiva molto meglio. Ringraziò la regina e si avvicinò alla piccola formica. Sono stato molto ingiusto con te. Per tutta l'estate, mentre tu lavoravi, io stavo seduto a cantare e a suonare. Tu me l'avevi detto che poi mi sarei trovato male, ma non ti ho preso sul serio. Mi dispiace. Credo che tu adesso abbia capito. Vedi, anche a noi piacerebbe stare tutto il giorno a oziare e divertirci, ma dobbiamo pensare anche al futuro. Se non avessimo raccolto il cibo durante l'estate, a quest'ora ci saremmo ritrovati nella tua stessa situazione. La cicala rimase ancora un po' nella tana delle formiche. E si sentì veramente bene. Quando fu ora di andarsene, le formiche le diedero un po' di cibo da portare con sé. Grazie di tutto. Mi avete salvato la vita e non lo dimenticherò mai. E d'ora in poi non sarò più tanto pigro. Posso chiederti un favore? Ma certo, dimmi tutto quello che vuoi. Quando arriverà di nuovo l'estate, puoi prendere lezioni di musica, così imparerai a suonare il violino e renderai felici tutti gli animali. Heh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